Gli argomenti sono tanti. Io prima della pubblicità ho parlato, insomma, di questa lettera di Luigi Di Maio, una lettera di Sì. scuse nei confronti del sindaco di Lodi. Dall'altra parte ho fatto anche vedere, insomma, come un altro esponente del Movimento 5 Stelle come Toninelli invece le scuse non le chiede. Lei che ha fatto parte del Movimento 5 Stelle in quegli anni, ricordiamoci che sono gli anni delle amministrative, la tornata di amministrative che adesso noi dobbiamo confermare, insomma, si votava per il sindaco di Roma, per il sindaco di Torino, e il caso del sindaco Ugetti, insomma, è stato al centro delle cronache. Lei si sente di sposare la posizione di Di Maio o quella di Toninelli? Allora, io ho sempre detto che gli arresti nel sistema penale vigente vengono concessi da un GIP che valuta una richiesta di ordinanza di custodia cautelare avanzata da una procura. Per cui sono due magistrati, uno inquirente, l'altro giudicante, che trovano il quadro indiziario particolarmente robusto, tanto da acconsentire ad una gravissima misura, perché la sottrazione della libertà personale è una forma di gravissima sottrazione di diritti sostanziali e non solo. Ma la mia domanda è più Ora. politica, cioè è la campagna che è stata fatta, diciamo, in quei giorni da questo punto di vista e per il quale Luigi Di Maio chiede scusa, appunto. Luigi Di Maio chiederà scusa. Io la penso diversamente, anche perché, torno a ripetere, Prego. lei è conduttore di una trasmissione in cui spesso e volentieri compare Gaia Tortora, Sì. perché è come lei conduttrice. E sappiamo tutti in Italia che Gaia Tortora è la figlia di una persona che è stata vessata da cattiva giustizia. Lo possiamo Ok, dire? sì, vabbè, Ora, beh, è notorio. io non ho mai detto che un arrestato semplicemente perché arrestato è un delinquente, No, ma perché la mia questo domanda è si possa un'altra, e se dire possiamo far c'è rivedere un attimo. necessità di una condanna passata in Sì, no, giudicato. quello che io dico io è se la battaglia politica è legittima laddove praticamente viene arrestato un politico, laddove non si sa, non si sa perché Bernacchioni, io non adesso si le è proprio faccio passato questa in giudicato. riflessione. Ma Fosse vale stato per tutti, eh? solamente Vale quel per tutti, eh? sindaco. Sì, vale per tutti, io enuncio principi generali. Fosse stato soltanto quel sindaco ad aver avuto problemi giudiziari, secondo lei in Italia morre il Movimento 5 Stelle o chiunque altro si sarebbero fatti sentire? Probabilmente no. Siccome questo è un paese in cui il numero, la percentuale di amministratori pubblici che hanno problemi con la giustizia penale è enorme, ci vogliamo porre qualche problema? Poi io per primo sono contento quando Ugetti o qualunque altro amministratore pubblico può dimostrare la sua innocenza nel processo e non sfuggendo allo stesso, permettendo alla cittadinanza di tornare ad aver fiducia nei confronti delle Però Morra, mi istituzioni. perdoni, non è un modo per fare facile consenso fare quel tipo di campagna elettorale da questo punto di vista, visto Guardi, che io poi non alla l'ho mai fine. fatto, è altrettanto vero che tantissimi partiti, tantissime forze politiche hanno reclutato loro candidati, venendo poi gli stessi anche eletti, fra personaggi chiacchierati. E allora noi politica, tutti, dobbiamo evitare di ricorrere a queste candidature. Noi dobbiamo tenere ferme, e questo è un appello che io faccio da sinistra a destra, dall'alto al basso e dal basso in alto. Le dico anche che in Commissione Antimafia, proprio nella giornata di ieri, c'è stata una proposta per, diciamo così, migliorare il codice di autoregolamentazione relativamente agli impresentabili cosiddetti, agli incandidabili. Se però, siccome questo è un codice che vale come un patto fra gentiluomini, le stesse forze politiche che firmano e votano quel codice, disattendono gli impegni che hanno assunto in Commissione Antimafia, la colpa è mia o degli altri? Allora le faccio un'altra domanda. Secondo lei perché Luigi Di Prego. Maio ha scritto questa lettera? Perché evidentemente Luigi Di Maio ha fatto diversi e diversi errori, perché la campagna Diversi politica, errori? sì, fra cui anche questo, perché la campagna di una forza politica non deve essere soltanto demolitoria, deve essere anche costruttiva. Ci sono tante cose che non vanno bene e ci sono cose che possono andare bene con proposte diverse. Il Movimento 5 Stelle doveva avanzare proposte finalizzate a moralizzare il quadro pubblico, e
è per esempio relativamente al codice degli appalti, tema di cui discutevate prima, il Movimento 5 Stelle avrebbe, a mio avviso, potuto far di più e meglio relativamente alle candidature e alla selezione delle stesse. Si poteva far meglio, fermo restando che in termini percentuali nel rapporto fra amministratori eletti e amministratori indagati, rinviati a giudizio e condannati, il Movimento 5 Stelle ne esce sempre meglio di tutti. Insomma, rivendica legittimamente dal suo punto di vista Nicola Morra, insomma, quelle che sono state le campagne di stampa, insomma, le campagne politiche per quanto riguarda il sindaco Getti. Ritengo aggiungere qualcosa? Che è giusto che lo faccia, perché è anche una forma di coerenza, quindi da questo punto di vista tutta la mia stima. Però io